Salve, la volta scorsa ci siamo lasciati con una domanda. Qual è la differenza fra la velocità e il tempo? Sì, è molto importante in musica capire la differenza fra questi due termini. Perché noi nella realtà siamo abituati alla velocità, e cioè molti eventi in un tempo strettissimo. Quindi andiamo a 150 km in un'ora. In musica questo non ha assolutamente senso, eppure a volte sentiamo parlare questa sinfonia è durata tanto, questa sinfonia è durata tanto, questa esecuzione è troppo veloce, questa è troppo lenta, questo direttore o questo musicista sceglie dei tempi lenti o dei tempi rapidi. Noi invece abbiamo scoperto che l'unica possibilità è quella di trovare dei tempi giusti. Questo cosa vuol dire? Che il tempo non è un dato misurabile in musica, è una condizione che mi consente di fare che cosa? Di unificare un discorso. Ma entriamo nello specifico, cerchiamo di capire meglio di che cosa si tratta. Nella velocità, cioè quello che noi troviamo nella nostra realtà, abbiamo eventi uno dietro l'altro, senza una relazione al contrario, e cioè gli eventi sono uno dopo l'altro all'infinito. Invece in musica noi abbiamo il tempo come condizione che mi consente di fare che cosa? Di mettere in relazione ciò che viene dopo con ciò che viene prima e insieme formare una unità. Questa è la meraviglia del tempo musicale. Abbiamo sentito che cosa ha detto Bach. Nella puntata precedente abbiamo parlato di tempo tratto dal materiale, dalle note. E cioè noi dobbiamo cercare di capire, come è scritto un brano, qual è il tempo, ma diciamolo adesso con questa nuova parola, qual è la condizione che mi consente di comprendere tutto quello che accade, comprendere in che senso, farne una unità e non quindi eventi successivi uno dietro l'altro. Per farvi capire meglio, voglio fare un esempio tratto dalla realtà corrente. Pensate ad esempio di essere in autostrada e di avere avanti a voi 600 metri di strada un po' in discesa e 600 metri in salita. Sapete, prima di un viadotto, quando riuscite a vedere tutta la strada, non c'è nessuno, qual è la prima cosa che fate? Aumentate enormemente la velocità. Ma perché? Perché avete avuto il tempo di cogliere tutto quello che accade. Non ci sono ostacoli, quindi la velocità come misura fisica può andare molto rapidamente. Al contrario, se voi entrate in un paesino dove c'è una strada un po' in curva, una signora anziana che sta attraversando, dei bambini che giocano a palla, un'automobile che esce da un cortile interno, che cosa fate? Riducete la velocità, ma in realtà quello che andate cercando è di avere il tempo, dammi il tempo, di cogliere tutti gli accadimenti e poterli tenere sotto controllo così da non fare danni. Bene, adesso io vi farò un esempio. Suoneremo parte del concerto per violino e orchestra di Bach, quell'autore che dice che il tempo va capito dalle note. Vi faremo sentire l'ultimo tempo. Bene, ascoltate che cosa accade. Ecco, avete sentito, questa è la presentazione del concerto che fa Bach. Il suo materiale che cosa ci dice? Ci sono una serie di voci che si inseguono, la presentazione del tema avviene nei primi violini, poi nei secondi violini, nei violoncelli, poi nelle viole, ma questo sarebbe solo la descrizione. A noi quello che interessa che cosa è? Ritrovare dal susseguirsi di questi eventi un senso unico, sentire la relazione fra ciò che viene dopo e ciò che viene prima. Allora provate ad ascoltare se noi avessimo eseguito in questo modo, scegliendo un altro tempo di esecuzione. In questo caso la prima reazione da parte vostra sarebbe stata: ma così non ho il tempo di cogliere, è troppo veloce.
Troppo veloce rispetto a che cosa? Rispetto a un ideale tempo giusto nel quale sentite che potete cogliere queste relazioni fra una parte e l'altra. Così invece tutto sfugge e non avete il tempo di godervi ogni parte, di capire che cosa è proposta e che cosa è risposta. Siete obbligati a seguire un'esecuzione virtuosistica, un po' ansiosa, ma in cui non si riesce a cogliere il senso unitario. Facciamo l'esempio contrario. Ascoltate una diversa scelta di tempo. Questo modo è un po' come una persona che parla così e che non arriva mai a dire quello che deve dire, o meglio, voi avete già capito dove vuole arrivare e invece parla talmente lentamente che vi indispone, vi mette un po' in agitazione, non vedete l'ora che arrivi a dire quello che deve dire e che voi avete già capito. Perché? Ecco Bach. Vi chiederete, ma come? Allora l'autore non ha scritto qualche cosa che ci dà un'idea? No, Bach non scrive nulla. E quindi cosa pretende da noi? Che capiamo assolutamente quello che succede indipendentemente da una indicazione, solo dal materiale. Bene, adesso vi faremo l'esecuzione integrale di questo terzo tempo del concerto in La minore per violino e orchestra di Bach.